Fammi una domanda, come hai passato gli anni? Come hai passato gli anni della tua gioventù a Città di Castello durante la guerra? Io ricordo delle cose, diciamo, nel loro insieme, perché avevo 9-10 anni, quindi a quei tempi anche lo stesso concetto di guerra, di pericolo, noi giovani se ne sentiva poco, come del resto succede, deve essere normale anche, no? Ricordo il primo bombardamento di Città di Castello, che avvenne una domenica intorno a mezzogiorno, quando insieme a degli amici ero stato alla messa di mezzogiorno alla cattedrale. A metà strada sentimmo un urlo lacerante, che era uno o due aerei in picchiata che avevano sganciato delle bombe, e una, ricordo che cadde, sentimmo proprio il rumore, lo spostamento dell'aria vicino a dove ero io con qualche amico, che stavamo insieme tornando a casa. In quell'occasione morì il primo cittadino, che, se ricordo bene, fu un giovane di 18 anni che si chiamava Fabio Pedoni. E era sulla porta di casa e fu colpito dalla bomba, da una scheggia, e morì. E fece una grande impressione questo fatto. Da allora le cose peggiorarono sempre, perché si era riorganizzato intanto il partito fascista, che era nel 25 luglio, il primo era caduto, era stato sostituito dal nuovo rinnovamento con il generale Graziani, eccetera, quindi era diventato un problema difficile, lotta di idee, e i primi partigiani che andavano alla macchia, ma noi bambini, ragazzini, sentivamo pochissimo queste cose. Però dal 43 al 44 ci fu un avvenimento comune a tante persone della città, non solo nostra, il famoso sfollamento, cioè per sfuggire ai bombardamenti, per sfuggire anche alle lotte che avvenivano tra i primi partigiani, la parte avversa, i tedeschi, eccetera. La gente, soprattutto per sfuggire alla mancanza di materie prime, alla mancanza di cibo, proprio perché era tutto in fase riduttiva, e quindi molta gente si sfollava, andava in campagna dove la vita era meno pericolosa, si potevano trovare anche più alimenti per vivere ogni giorno. E anch'io, insieme a mia madre, che aveva un negozio chiuso, e andammo in campagna, su verso un paese qui vicino a 7 km dalla Città di Castello, che si chiama Lerchi, e non proprio all'interno del paesino, ma lì vicino, e dove c'era una bella villa, grande, ancora esiste, che praticamente era vuota, non ci abitava nessuno. In questa nuova, vicino a questa villa, io abitavo con mia madre ed altri sfollati di Città di Castello, che andavano avanti e indietro per venire a Città di Castello, non tutti i giorni, ma quasi sempre, per vedere se le loro case erano state svaligiate, se era tutto andava bene, quindi la situazione era questa. Quando in questo periodo io ebbi la prima, chiamiamola così, avventura. Da dove eravamo, da questa cassetta dove eravamo sfollati io e la mia mamma insieme ad altra gente, una domenica mattina andammo alla chiesa di Lerchi, di quel paesino che ho detto prima, di quel piccolo neanche un villaggio, adesso è diventata un bel paesetto abbastanza grande, ma allora le case erano meno, però c'era la chiesa. E una domenica mattina andammo con questi amici nostri, tutti ragazzini circa, alla messa. Al ritorno, che dalla chiesa a dove eravamo saranno state circa 1 km, 800 metri, mentre camminavamo tranquilli in mezzo alla strada, ricordo un bel sole di
molto forte, ma nello stesso tempo gioioso, perché per noi giovani a quei tempi il sole era qualcosa, anche adesso, ma il sole allora era anche la vita, visto il tempo in cui vivevamo. A un certo punto, mentre stavamo camminando su questa strada, parlando, ridendo fra di noi, sentimmo un aereo in picchiata e già sapevamo che la picchiata, quel rumore, diciamo, stridente, forte di un aereo che sta cadendo, avvicinandosi alla terra, ci gettammo tutti istintivamente fuori della strada, che era piuttosto rialzata, in una specie di fossetto ai fianchi di questa strada, e sentimmo una raffica, dei rumori che sopra la nostra testa, sopra la strada, e dalla strada si cadeva addosso della polvere, dei sassi, e tutti noi contenti, ridendo come fosse stato un divertimento. Quel fatto lì me lo sono ricordato sempre. Avevamo rischiato la vita, perché bastava che l'aereo in picchiata ci avesse deviato di 10 centimetri, avremmo preso la raffica tutti noi ragazzini, saremmo stati una diecina, tutti stesi lungo questo, ai bordi della strada. L'aereo era inglese e immaginava che in quella villa vicino ci fossero dei tedeschi, e quindi aveva avuto questa informazione. Questo era un atto di guerra che lui aveva fatto, e questa è la prima paura che prendemmo dalla guerra. Successivamente la cosa fu, andando avanti il conflitto, fu ancora più pauroso, forse non per noi nell'incoscienza della nostra età, perché chiaramente gli adulti lo soffrivano meglio più di noi. Gli inglesi intanto erano sbarcati, stavano conquistando l'Italia, ogni regione avanzando verso il nord, mentre i tedeschi piano piano abbandonavano la regione di Città di Castello. E questo abbandono da parte dei tedeschi avvenne intorno all'agosto del 44, se ricordo bene. E questa guerra era sempre più vicina, quindi gli inglesi avanzavano, gli alleati, i tedeschi combattevano ritirandosi, e a un certo punto il posto dove abitavamo non era più sicuro. Quindi fummo costretti ad andare ancora, secondo noi, un posto più sicuro, e andando su in montagna, in una collina alta, sotto un paese bello rimasto ancora lì, molto interessante anche da visitare, che si chiamava Celle. E sotto questo paese, bel paese, eravamo ospiti del podere di un nostro amico, che poi il figlio di questo che ci ospitò, che si chiamava Cocchieri, il figlio poi è stato un mio compagno di scuola e purtroppo morì prematuramente. Fummo ospitati nella casa nel podere di questo Cocchieri, e insieme a noi c'erano circa una quindicina, 18-15 abitanti di Città di Castello, che a loro volta erano sfollati e avevano trovato rifugio in questo piccolo podere. E io ricordo le cannonate che arrivavano vicino, perché i tedeschi e gli inglesi, che erano arrivati fino al santuario di Canosciu, da lì bombardavano verso questo paesino Celle, dove un piccolo gruppo di tedeschi, come avviene normalmente nella tattica di guerra, cercavano di rallentare l'avanzata del nemico. E quindi c'erano bombardamenti, e noi dormivamo su una stalla di questo podere, abbastanza un po' incassata sottoterra, per ripararsi, nella ipotesi più buona, da queste cannonate. Eravamo una ventina di persone. E una notte due cannonate colpirono in pieno il tetto della casa dove noi eravamo sotto nella stalla, e cadde una parte di casa proprio davanti all'uscita della zona, del luogo dove eravamo tutti noi.
era talmente grande la quantità di sassi, di mattoni che erano caduti, che fu impossibile uscire fuori. E questo anche fu difficile uscire fuori, perché fuori sentivamo i rumori della guerra, cannonate, si sentivano fucilate, mitragliatrici che sparavano proprio vicino, perché era in atto le scaramucce fra l'esercito inglese e gli indiani dell'esercito inglese e i tedeschi che cercavano di rallentare proprio lì fuori dalla nostra porta. E lì restammo 2 notti e un giorno. E ricordo una cosa fondamentale, che c'erano altri bambini, uno ricordo anche come si chiamava, che ancora abita a Città di Castello, che era più piccolo di me, che assetato, c'era solo una bottiglia di vino per tutti, di acqua per tutti quanti, e non bastava. Questo bambino per tutta la notte piangeva dicendo beh, 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 aveva sete, un bimbo piccolo. E dopo 2 giorni sentimmo dei rumori fuori e riuscimmo a fare del rumore, e finalmente trovammo la luce, perché dei soldati inglesi e indiani insieme avevano aperto la buca, la massa di sassi, eravamo arrivati quindi liberi fuori all'aperto dopo una paura piuttosto grossa. Da lì il fatto più che ricordo, che in fila indiana tutti noi abitanti di Città di Castello prendemmo con nostre poche cose che erano rimaste sulle spalle, io, mia madre e gli altri abitanti di Città di Castello, con una grande paura per tutte queste macchine eccetera, attraversammo il bosco che c'era prima di questa casa, che era sottostava a questa casa, per arrivare alla strada e arrivare al castello. La traversa di questo bosco fu piuttosto pauroso, perché c'era stata una scaramuccia all'arma bianca tra indiani dell'esercito inglese e i tedeschi che facevano resistenza sotto celle, e quindi trovammo 2 o 3 morti per terra, e quindi per noi, che era una novità, fu piuttosto un bel colpo. Arrivati a Città di Castello, piano piano ritornammo alle nostre case. Per i primi mesi stemmo sempre sul chi va là, perché ancora la guerra praticamente continuava a San Sepolcro, poi nelle montagne dietro a San Sepolcro, finché nel 22 agosto, questa è la data più precisa, gli eserciti tedeschi abbandonarono la zona di Città di Castello, però la guerra continuò, ma per noi oramai si può dire era quasi finita, perché anche per l'età che avevamo la nostra preoccupazione era passare tutto il giorno giocando senza pensare più alla guerra. Questi sono i ricordi che io che ho dagli tempi. Il progetto... Sì, dimmi, dimmi. Il progetto si chiama Pietre della Memoria. Sì. Secondo te, la guerra quanto ha influenzato le decisioni che nella tua vita hai fatto? Come ha influenzato la persona che sei diventato? Come pensi anche tuo padre, se vuoi raccontare di come comunque anche fosse la prima guerra mondiale ha comunque influenzato, perché ha dato una svolta fondamentale alla tua vita? Beh, se mi vuoi far parlare di mio padre, mi inviti a nozze, perché mio padre è stato ed è ancora il mio eroe fondamentale. Mio padre è morto che io avevo 5 anni. E lui è morto a 39 anni. È andato volontario nella prima guerra mondiale a 16 anni. Aveva 16 anni. Venendo dal Belgio, dove lui e suo padre, soprattutto suo padre, lui ancora, lavoravano in una miniera di carbone sottoterra. Scoppiò la guerra, la prima guerra mondiale, e lui a 16 anni, era nato nel 1899, a 16 anni andò, quindi appena scoppiata la guerra, andò in guerra. E fu un fatto che
mi è stato raccontato in continuazione. Prese una, era nei guastatori, nel genio guastatori. Almeno ricordo questo di lui, perché poche altre cose ricordo. Ma ricordo questa medaglia che lui aveva sulla fotografia che io ho in camera mia, e come tutte le cose che desideravi di avere o di conoscere o di essere e non l'hai avuta e non l'hai conosciuta, e le ingrandisci. Per cui io ho sempre dentro di me la figura di mio padre a 16 anni e ricordo sempre questa figura che mi è apparso soprattutto nella mia mente, e non passa giorno quasi quando sento parlare di guerra che non mi torna davanti agli occhi la sua figura. E quando sei andato a Lerchi, chi ha incontrato qualcuno che ha cambiato la tua vita? Diciamo, la guerra per te alla fine è stata anche positiva. Ma lì probabilmente è stato... non mi parlare di queste cose perché io ho delle idee un po' particolari che è inutile che stiamo qui a raccontare, ma secondo me tutta la vita che ogni uomo fa è tenuta insieme da tanti piccoli fili, da legami che non sempre si rompono, spesso rimangono uniti e ti portano a considerare delle cose che tu magari pensavi prima, e poi riflettendo te le trovi che già magari erano avvenute in una maniera di prevenzione, di sentimento interno. E per tu mi hai chiesto questo perché a Lerchi io ho trovato la donna della mia vita. Mio padre è andato a fare la guerra a 16 anni. Io invece ho conosciuto una ragazzina a 16 anni che da 60 anni è mia moglie, e che devo dire la verità, non è passato un giorno da allora che, anzi, ogni giorno che passa siamo più attaccati, più vicini, ci vogliamo ancora più bene del primo giorno che ci siamo incontrati. E questo probabilmente è un ricordo, un legame di mio padre che mi ha dato questa sensazione che qualcosa mancava e me l'ha dato, me l'ha regalato. E un'altra cosa che voglio ricordare, io ogni tanto mi diverto a scrivere delle cose che gli altri chiamano poesie, ma io dico soltanto pensieri scritti sulla carta. E ricordo con tanto piacere un concorso che fece a Norcia nel premio europeo San Benedetto di poesia, a cui partecipai proprio con una poesia intitolata Pater, che riguardava mio padre. E non vi dico altro, ma ebbe fortuna e fine così.